tu cazzo di Jeffrey Dahmer, la noia di Kyun. Jeffrey Dahmer come cazzo si chiama, che diventò un serial killer a Milwaukee, che ha scritto di Milwaukee, ma Jeffrey Kyun, tu nome Milwaukee, Ohio, che cazzo significa Ohio? Che ti fai male al piede e dici Ohio, Ohio the mamma, serial killer. Comunque stu cagione do andava stu cazzo di Wisconsin, che costaneva una vicina, mi sa che nella serie si chiamava Glenda, e questa sentiva l'odore e giudice è pure poliziotto, vedi che ha detto scusa stai facendo male la moeta, no è tranquillo, noi signora lei ha i suoi diritti di mamma, scritti in America c'hai i morti in casa e nessuno si piccasse, no vieni da qua viva, tu come fai un cazzo lo sapete tutto. Comunque che diceva a cuore, guarda che si sente l'odore di carne braciata, no quello diceva la carne asciutta a mela. La storia poi che questa signora, cioè dalla sede si vede che la signora alla polizia ce l'ha detto un sacco di volte, venite. Vabbè, stu cazzo da Dahmer, stu cagione, andava al bar dove stavano i gay. Si può dire gay? Cadò, non si può dire nulla. E questo invitava questi qua a vivere, a bere. Li invitava a bere e poi drogava, ci metteva i Mentos in dalla Coca-Cola, gli faceva scartare, cioè... che poi li drogava, li portava la casa per evitare che se ne andassero, li drogava ancora, poi gli metteva le manette, li minacciava con Curtid. Ma che cazzo, ma schitti la me, ma c'è ta fate gas, tu cazzo di Jeffrey Dahmer, la noia di Kyun, che se la verità che in America tu dite la venda a chiena, esce da fare i murti che tenete, perché se tu trivi da fate gas, Dahmer o cazzo, non ce li ha, se tu eri povero, a te ti erano, ma io non lo so, vabbè, tutto chi si... psicologia che giù capo stu cazzo da Dahmer portava una volta, porta una creatura alla casa di 14 anni, viene la polizia, no, il mio ragazzo l'ho drogato, giù lasciano a rete, poi tornano che se ne scappi un e torna la polizia e gli ha più bordello, il baule blu, un coso per fare la per mettere l'egg blu e dentro c'aveva le ossa. Ma come si fece? Ma chi sa dorme stanno? Arrabbiamo questi pendi, poi diciamo hanno i ferrovieri, i dipendenti della terra avrebbero questo pendio e i poliziotti americani a grattarsi che chiudono proprio, cioè quello sparivano le persone, Jeffrey Dahmer, ognuno si faceva il cazzo su, cioè in ambos scende a casa i telecamere, i cristiani, ma mi dicono un codice fiscale a me, ma che poi, cioè da questa serie si vede che Dahmer da quando era piccolo non si cacavano proprio, i parenti non si cacavano proprio, il padre se ne faceva fuori, la mamma se ne doveva della depressione, insomma tutti gli americani, tutti i genitori separati, tutta la depressione, insomma il bambino per giocare accomenzava a tagliare gli animali e venivano gli organi fuori, il cuore, i cosi, non è che quando diceva fammi mettere una fettina, c'è ma Sanderm, non diventa Dahmer un cagione, vai a San Michele a mangiare mit, fregate in arrosticine, ma che cazzo Dahmer un cagione. Poi questo Dahmer c'è la scuola, tipo facciamo gli esperimenti che poi alla scuola americana a vivisezionare il pollo, il ghione, io quando c'è la scuola non c'è ma faceva sempre falone, ma che cazzo sto cagione di Dahmer, do un cagione. Poi sto Dahmer bocciato la scuola, bel militare, un cacciato militare, alcolizzato, torna, vai a vivere a casa la nonna, vai a vivere a casa la nonna, c'è fresh, vai in un supermercato, ruba un manichino, supporta la casa la nonna, fa l'amore col manichino, va la nonna, oh, ma che cazzo stai fai, ma c'è un sciamanito con un manichino stai, e questo Dahmer proprio un tremone, proprio patentato 100%, insomma, come un cusso cagione di Dahmer, sostanzialmente ce faceva, drogava le persone, gli portava la casa, gli drogava a rete e poi le uccideva perché voleva che il corpo doveva rimanere con lui. E la cosa bella che praticamente gli metteva nella busta dell'indifferenziata, cazzo ne sai, la plasca, metteva i corpi dentro e non succedeva niente, nessuno se andava nudo. Quindi io rifletto di come veramente la gente sogna di andare in America. Ma questa è l'America! Che tu ci dici un problema, a te non ti cacca nessuno, tu ci cadi andare, ti passano da sopra. Invece, in dei paesi nostri, è vero che si facciano tutti i cazzo degli altri, però è pure vero che se hai bisogno, il bisogno c'è, l'ame dame, Ohio, voglio andare in Ohio, a fare il murto di dame, lasci in Ohio, a fare i murti che la tenuto di te, c'è fatto di Ohio? No, è fatto militare, usando cacciato, sembra
a kev con le birre, a stev con le birre, e mo tutto quanto non ne vediamo la serie televisiva, che è la serie più vista dopo i puff della mamma, i puff della mamma, vediamo la serie televisiva e vediamo Dahmer un chiglione. Ma che cazzo ne frega a nudo? Allora mo che succede? Che tu vedi Dahmer e rincoglionisci a come stai rincoglionisci stu chiglione di Dahmer, e quindi la politica, vediamo o non vediamo, ma vedi già a fango tu e Dahmer.